Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Sono di nuovo in versione super casalinga perché qui si cerca di mantenere un sano equilibrio alternando video di moda e acquisti a video di organizzazione decluttering. Non mi ricordo assolutamente il marchio di quello che sto indossando, ma ve li metterò qua sullo schermo, perché li ho acquistati ormai troppo tempo fa. Sono in divisa da lavoro perché oggi appunto mi dedico un po' alla casa, perché lo stato in cui si trova al momento è abbastanza pietoso e bisogna fare qualcosa. Se qualcuno di voi si sta chiedendo perché allora sono truccata, il fatto è che in realtà sono un po' in versione casalinga disperata, perché forse sono più io che ho bisogno di risistemare, organizzare e fare un po' ordine nei miei pensieri, allora sfrutto la casa per farlo. Tra l'altro c'è anche la lavatrice in sottofondo, spero non vi disturbi troppo perché sarà il background di questo video, perché non posso assolutamente aspettare di finire di sistemare, anche perché non sarebbe onesto da parte mia. Vi voglio far vedere anche cose un po' meno perfette, perché sono anche in queste situazioni, la casa non è sempre perfetta, devo un attimo sistemare la camera. Andrea lascia sempre i vestiti sulla sedia, infatti dopo glieli faccio sistemare. E poi il mio armadio sta letteralmente esplodendo e no, questo non sarà un altro video di decluttering dell'armadio, ve lo risparmio anche perché ne ho fatti già altri due o tre e quindi se volete vedere un decluttering di armadio ve li linkerò qua sotto nella descrizione o qua sopra. Comunque lo farò, ma vi farò vedere giusto qualche spezzone e se mi libero di qualche altra cosa ve la faccio vedere. Ma veramente sta letteralmente esplodendo e la mattina faccio davvero fatica a trovare le cose da mettermi e la cosa non può andare avanti così. Poi io il sabato, quando col sabato che mi dedico un po' alle faccende di casa, comincio sempre dalla camera da letto perché per il mio cervello questa è la sequenza giusta, quindi adesso devo togliere le lenzuola, metterle a lavare, ma poi c'è anche altro da sistemare, infatti il bagno è un po' sottosopra, bagno 2, anche questo non è messo proprio benissimo. Tra l'altro, a proposito del bagno, sarà il punto più interessato dal decluttering perché bisogna un attimo sistemare la situazione qui. Anche nei cassetti c'è un po' di caos e anche qui dentro ormai non ci sto più e quindi devo proprio riportare uno stato decente. Devo solo proprio riorganizzare tutte le cose che ho dentro. Il salone mi fa quasi paura, tra l'altro è arrivata la poltrona dopo la apriamo insieme, ma mi fa molta paura. Qui c'è un altro po' di acquisti per la casa che vediamo poi insieme e queste sono due cornici che avevo. Aspettate che chiudo la porta. Queste invece sono due cornici che avevo acquistato tempo fa in un mercato dell'usato. Le devo sfruttare per delle foto che vi farò vedere, spero, in questo video, perché conosco un ragazzo da Instagram che fa delle foto davvero bellissime e mi ha regalato una delle sue foto perché era la mia preferita e poi io ho deciso comunque di comprarne un'altra, per cui dopo se riesco a stamparle oggi ve le faccio vedere, se no ve le farò vedere in un altro momento. In ogni caso cercherò di includerle in questo video e quindi quelle cornici mi serviranno appunto per queste due foto. Spero tra l'altro che vadano bene insieme, ho un po' un piccolo dubbio, però faremo la nostra prova e se poi non vanno bene andrò alla ricerca di altre cornici. Tra l'altro, come vi dicevo prima, probabilmente non è tanto la casa, cioè la casa ha bisogno di essere sistemata, però probabilmente sono io che ho bisogno di una sana sessione di decluttering e organizzazione. Io penso di non essere l'unica, ma ditemi voi, di aver bisogno di risistemare le cose, proprio di
togliere tutto e rimettere a posto tutto per ritrovare un po' anche l'ordine mentale, perché ultimamente le cose non stanno andando proprio benissimo, io sto un po' impazzendo e non c'è una ragione in particolare, ce ne sono tante. E a un certo punto poi si arriva che anche in casa c'è una situazione un po' di disordine e non so più se è il disordine mentale che mi fa percepire anche il disordine in casa o se è il disordine in casa che poi mi fa percepire un disordine in tutta la mia vita e quindi parto sempre da quello che è proprio tangibile, quindi parto dal riordinare le cose letteralmente in casa e in questo modo riesco quasi sempre a trovare la pace e a trovare un po' di risposte alle cose che mi stanno proprio toccando e disturbando in quel momento. Per cui questa sessione di decluttering è proprio mirata volontariamente a ritrovare un po' l'equilibrio mentale. Basta con le chiacchiere, diamoci da fare subito perché le cose da fare sono tante. E giusto per darvi un'idea di quello che succederà questo weekend, oggi è sabato, quindi si riorganizza la casa, si sistema, la si rende bella e poi domani con la casa sistemata e i pensieri in ordine ci sarà anche modo di rilassarci perché vogliamo passare una giornata al lago. Questa forse è una buona occasione per parlare un po' dei detersivi. Allora, quelli che uso io sono questo qua di Perlana per i capi sportivi, perché sappiamo che devono essere lavati con dei detersivi specifici che rispettino proprio i tessuti e che abbiano un potere un pochino più importante per eliminare gli odori. E poi il secondo, tra l'altro, è stata una bellissima scoperta perché la prima volta l'ho acquistato perché era scontato e un po' perché ero presa dalla disperazione perché non riuscivo più a togliere gli odori cattivi con gli altri che usavo e questo è stata una bellissima scoperta e adesso lo acquistiamo sempre. Prova è che abbiamo altre una, due, tre confezioni ancora chiuse, nuove, perché è ormai l'unico che usiamo. E poi sempre di Perlana ho acquistato questo qua che è un Care Refresh per tutti i tessuti moderni e misti e anche questo toglie gli odori cattivi e lava abbastanza bene rispettando comunque i tessuti. E poi invece a livello di ammorbidente uso il Vernelle che è il mio preferito. Di solito acquisto quello rosa con le orchidee, però anche questo non è male. È buono anche questo e il mio preferito in assoluto in realtà è questo qua che davvero dà un sacco di profumo buono e neutralizza davvero gli odori cattivi. Ho messo a lavare le lenzuola ed asciugare l'altra lavatrice e ora mi posso dedicare subito al mio armadio. E ci vediamo a cose sistemate, direi. Ho finito di riordinare l'armadio. Su questo lato ho messo tutte le camicette, i top, a partire dai più chiari fino a quelli un pochino più scuri, e dietro ci sono anche dei vestitini. Poi qui invece ci sono tutte le parti sotto, quindi pantaloncini, pantaloni, gonne e dietro due abiti un pochino più estivi. Poi sotto ho tolto tutti i pantaloni, tutti i jeans perché non riesco nemmeno a metterli in estate, quindi sono spazio che viene occupato inutilmente. Ho tenuto solo giusto questi due qua che sono più leggeri e più estivi, mentre qua sotto ci sono tutti i pantaloncini proprio di jeans, qua dei vestitini barra completi di pantaloncini e top o tute, e qua invece dei top molto estivi. Vabbè, qua c'è l'intimo e qui sotto ci sono delle cosette che metto in casa, quindi cose che non mi spiace rovinare. Qua tutti i miei pigiami
E qua invece ci sono tutte le cose mare e quindi costumi e asciugamani. Sono molto soddisfatta del risultato. Adesso nell'armadio ci sono solo cose estive. Ho spostato tutte le cose un po' più invernali in un altro armadio. Ho tirato fuori dei jeans da lavare e poi qua ci ho messo tutti i jeans che prima avevo nell'armadio, di modo da tenerli un pochino più ordinati e in un punto più lontano, che non apro quasi mai, ma sempre comunque a portata di mano, perché magari c'è una sera in estate in cui c'è bisogno di mettere anche un paio di jeans. E poi qua delle cosette proprio da mettere in casa, però sono un pochino più pesanti e sicuramente non le metto in estate, ma magari qualche volta possono essere utili. Qui mi sono rimaste tutte delle cose da stirare, però direi che sono abbastanza soddisfatta del risultato. È arrivato il momento di pranzare, abbiamo un pranzo molto greco, spaghetti di grano saraceno con pomodorini saltati, olive e crema di caprino. Nel frattempo ho cominciato a sistemare il bagno, quello che prima era l'armadietto delle medicine, quindi la mini farmacia, lo sto facendo diventare il reparto beauty skincare, perché poi mi sono resa conto che avere le cose nascoste lì dentro non me le fa sfruttare abbastanza, perché poi sono davvero nascoste dietro e quindi non sono proprio facilmente raggiungibili, quindi provo a invertire il loro posto in questo armadietto nella speranza di utilizzarli un pochino più spesso e di essere un pochino più comoda, però vedremo come andrà. Non sono molto convinta, però voglio provare a fare questo cambiamento. Devo ammettere che non ho ancora finito di sistemare qua tutte le cose, ma mi sta già facendo venire la nausea. Non mi sta piacendo per niente l'effetto. Non so come mai. Probabilmente per il fatto che quando ce li ho di là, nell'altro armadio, ho tutte le cose dentro questi cestini qui e sono molto più belline da vedere. Non lo so perché, però mi si sta rivoltando lo stomaco a vedere così. Mi sembra di essere al supermercato. Devo rifare tutto. Eccomi qua, ho quasi finito con il bagno e devo dire che quando faccio queste giornate così di decluttering e risistemazione della casa, il tempo vola, ma vola proprio in un attimo. Sono già le 5 e ho ancora un bel po' di cose da fare, però mi devo anche preparare perché dopo cena dobbiamo uscire, anzi vogliamo uscire, non dobbiamo. E vi voglio far vedere quello che sono riuscita a realizzare. Qui dentro sono riuscita a sistemare tutto quanto. Alla fine è rimasto armadietto delle medicine, ma ho tolto un bel po' di roba e qui sopra ci ho messo i trattamenti per il viso, quindi maschere, creme super idratanti, strisce depilatorie, poi strisce per i punti neri, esfolianti e cremine varie. Poi ho proprio eliminato un bel po' di cose perché avevamo un sacco di medicinali scaduti. Infatti tutta questa busta qui è piena di cose da smaltire, infatti le porterò in farmacia. Poi ho tirato fuori un bel po' di spazzatura, quella tutta plastica, indifferenziata, e lì ci sono delle boccette di vetro. E queste invece sono tutte scatole dei medicinali scaduti. E non solo, perché c'erano anche un sacco di scatole di cose che ormai erano finite da un bel po'. Questo non è tanto colpa mia quanto del piccolo incasinatore di cose, perché non so perché gli uomini fanno fatica a buttare via le cose, tipo se finisce buttala, se hai tolto la cosa dal contenitore butta il contenitore, se hai finito il rotolo di carta igienica cambialo. Vabbè, queste sono cose che purtroppo noi donne non possiamo capire, ma va bene così.
Intanto il cassetto qui è messo molto meglio, ho sistemato tutto e ho aspirato anche tutta la sporcizia che c'era qua dentro, proprio lavato bene, quindi ora è in uno stato proprio dignitoso, anche le sue cose tra l'altro le ho sistemate. E poi qui alla fine sono riuscita a recuperare quello spazio lì perché avevamo altri medicinali che ho spostato nell'altro armadietto e lì ci metteremo la carta igienica, infatti la devo ricomprare. Qui ci sono tutte le mie cosine per mani e unghie, poi ho altre cose per la depilazione, i piedi, cremina per le mani, profumo quasi finito e poi qui dentro sono riuscita a recuperare un po' di spazio lì dietro, quindi anziché mettere le cose tutte qua davanti le ho messe dietro, tutte le cose che uso per i viaggi, quindi cremine un pochino più piccole, proprio contenitori mini. Qui invece ci sono tutte le cremine, i prodotti vari che uso per struccarmi, le creme idratanti e quindi le cose che proprio usiamo quotidianamente, quindi devono essere a portata di mano, così come anche questi. Ci sono dei deodoranti, qualcuno di questo è ancora nuovo, qualcun altro quasi finito, tipo ad esempio anche qua ho già il refill nuovo, però questa sta per finire, qua questa è quasi finita e qua c'è il refill nuovo, quindi poi quando le finisco saranno molto di meno e sarà anche meglio da vedere. Qui sotto invece ho i prodotti proprio ancora non utilizzati, quindi i vari refill, i dischetti di cotone, i vari prodottini che ora non sono molti perché non abbiamo ancora fatto la spesa, dobbiamo ricomprarli. E poi qui sotto ci sono degli altri asciugamani e lì dei prodotti per le piante, per la casa. Ora direi che possiamo abbandonare il bagno, posso buttare tutta questa roba qua e dobbiamo assolutamente andare a sistemare il letto, rimettere le lenzuola e aprire subito la poltrona e vi faccio anche vedere tutte le altre cosine che ho comprato. Confesso che non stiro mai il lenzuolo sotto né quello sopra, l'unica cosa che stiro sono le federe perché sono l'unica cosa per la quale vale la pena fare tutto questo sforzo, anzi lo sforzo è minimo in realtà. Per il resto è troppo sforzo per niente, perché poi si stropicciano nel giro di una notte, quindi finché lo devo fare io, possiamo anche farne a meno. Il letto è pronto, tra l'altro sono alla ricerca di lenzuola nuove perché queste non mi stanno facendo più impazzire più di tanto, però finché non le trovo terrò queste, che tra l'altro comunque vanno bene con questo letto un po' beigiolino. Adesso apriamo subito la poltrona perché non vedo l'ora di vederla anch'io. Questa poltrona l'ho presa da casa e l'avevo già vista tempo fa, però volevo prima sbarazzarmi dell'altra poltrona e della ciclette per recuperare anche un po' di soldi, perché poi non mi va di spendere troppi soldi a riempire la casa quando ho ancora altre cose di cui sbarazzarmene. E quindi poi però me ne ero dimenticata e quindi solo ora, quando sono andata a fare il giro per vedere se c'era qualcosa in saldo, l'ho rivista e mi sono ricordata che avevo fatto questo patto con me stessa, per cui se avessi venduto la poltrona e la ciclette avrei comprato un'altra poltrona bella, per cui non ho resistito e l'ho ordinata. E ora la vediamo insieme. Che bellina. Il tessuto è molto molto morbido. Adesso la tiro fuori e ve la faccio vedere.
Spero non manchino i piedini perché non li sto vedendo dentro. Ho capito. Praticamente o la tieni così o ci attacchi i piedini. Ovviamente io voglio i piedini, per cui adesso ce li mettiamo. Eccola qua, è davvero perfetta, l'ho presa da mettere in questo angolo qui, però ovviamente va benissimo con tutto il resto dell'arredamento che abbiamo in casa, quindi l'occorrenza può essere spostata anche in salone. E qui ovviamente manca un tavolino, però piano piano si fa tutto. Sono davvero soddisfatta della mia poltrona, perché qui sarà perfetta per quando mi vorrò rifugiare per leggere qualcosa la sera e non sentire nessuno, oppure per i prossimi video quando dovrò avere un mio angolino carino. Poi non mi devo comunque giustificare, la volevo e l'ho comprata e sono felicissima. Ora però non ho più voglia di fare niente perché sono stanchissima, ma in realtà dovrei allenarmi. Sto facendo uno strano tentativo di far stare il pianoforte in quell'angolo lì per il momento, fino a quando non si libera l'altra stanza per portarlo di là. E siccome quello spazio è abbastanza poco sfruttato, perché di solito ci tengo la pianta, sto provando a vedere come ci troviamo a tenerlo là, anche perché a primo impatto quando entri nella stanza non vedi tutta quella cosa che c'era prima di là e boh, vediamo se funziona. Tra l'altro in questo modo mi sembra molto carino perché così mi metto a suonare magari non con le spalle alla porta, ma c'ho il mio angoletto dove mi posso rifugiare davvero, e se c'è qualcuno che mi ascolta mentre suona il pianoforte si può sedere lì. E intanto abbiamo liberato questa parte qui dove per il momento ci ho messo la pianta, e magari più avanti cercherò un mobiletto sottile perché ci può stare davvero bene, ma per il momento rimane un po' vuoto così e vediamo come va. La stanza è finalmente ordinata e in realtà mi manca ancora il salone, ma sono un po' stanca e mi devo allenare, per cui penso che la chiudo qui, poi vediamo se riesco ancora a fare qualcosa in salone. E quindi poi vi riaggiorno su tutto. Tra l'altro solitamente per questo tipo di cose mi faccio aiutare sempre da Andrea, però oggi avevo davvero bisogno di una sessione di decluttering sola con me stessa e non potevo partecipare nessuna a questa sessione. E devo dire che mi è servita davvero parecchio, mi sento molto più tranquilla e molto più calma, proprio ritrovato un po' di serenità. Probabilmente la stanchezza fisica fa questo effetto su di me. Mi dovete scusare, ma mi sono completamente dimenticata di fare la seconda parte di unboxing con voi, per cui lo facciamo subito e poi vado davvero ad allenarmi. Allora, casa praticamente sta diventando il mio negozio preferito e compro tutto lì ormai. Ho comprato giusto un altro paio di cosine. Allora, prima di tutto carta da regalo, perché ho solo quella natalizia e quando devo fare qualche regalo mi ritrovo con niente e non posso impacchettare le cosine. Ho preso questa qua che è un po' rosa con dei palma dorati, perché mi sembra molto estiva e perfetta per occasioni di diverso tipo. Poi ho preso anche un'altra carta da pacco beige con dettagli dorati, sembra un po' tappezzata di
piccoli pezzettini d'oro. Questa è leggermente più rustica ed è davvero particolare, molto molto bella. Poi ho comprato un altro paio di cosine che volevo da un sacco di tempo e ho trovato questo runner scontatissimo. Il prezzo originale era 12 euro, io invece l'ho acquistato a 4 euro, ma è davvero bellissimo. È forse in cotone, ma sembra quasi lino. Vediamo. No, mi sbagliavo, 80% poliestere e 20% lino, però è davvero bellissimo e dovrebbe macchiarsi un po' meno, visto che è in questo tessuto qua. Lo adoro davvero tantissimo e sempre della stessa tipologia ho preso anche delle tovagliette. Adesso le apro. Sono delle semplicissime tovagliette americane e anche queste mi piacciono davvero tantissimo. Sono entrata per caso e ho trovato queste cosine qua, per cui sono davvero super contenta. Siamo a Stresa stamattina, siamo saliti in macchina e siamo partiti. Tra l'altro ci dovevamo alzare alle 8, ho spento la sveglia, non so, mi sono alzata alle 9, ma fa niente, il viaggio è stato abbastanza tranquillo, abbiamo trovato anche parcheggio subito, quindi va più che bene. Forse adesso non sappiamo ancora cosa facciamo, però magari prendiamo il traghetto e andiamo alle isole. E però per ora facciamo una passeggiatina. Tra l'altro fa un po' fresco perché giustamente stanotte ha piovuto e ormai questa sembra una costante dei miei weekend, ma va bene così. Guardate la meraviglia di questo posto. Quella dovrebbe essere l'isola Bella, l'altra l'isola dei pescatori, da lì, e quella credo l'isola Madre. Incontrato due cagnolini che stanno vivendo la loro best life in questo momento. Sono bellissimi. Servito, poche per me e Andrea, il fratello di Andrea ha preso la pizza. Nella giornata così non poteva mancare il gelato. Siamo andati nella gelateria Angolo del Gelato ed è abbastanza buono. Molto molto bellino qui. Ora siamo nelle vie interne e prima avete visto delle persone vestite in stile Liberty, perché in questi giorni c'è Stresa Liberty, quindi una rievocazione proprio seria fatta in modo serio, in cui le persone si sono vestite come all'epoca e stanno andando in giro a fare picnic, a prendere il piroscafo, il treno a vapore, quindi proprio tutto come si viveva all'epoca. Sono bellissimi tra l'altro. Thank you.
sta finendo anche la giornata al lago. Sono davvero molto molto soddisfatta di questa giornata. Mi sono rilassata tantissimo, abbiamo camminato tanto e a quanto pare mi sono leggermente ustionata. Questo è un bel remind di mettere la crema anche quando si va a fare una passeggiata. No, il risultato è esattamente questo. Che disastro. Stasera c'è la partita, tra l'altro, quindi sto tornando a casa. Anche se io non lo seguo, mi tocca guardarla perché Andrea lavora pure nel calcio, quindi è d'obbligo. Eccomi di nuovo qua, è passata esattamente una settimana da quando ho chiuso l'inquadratura precedente, ma avevo deciso di non concludere il video lì perché c'erano delle cose che volevo ancora farvi vedere e la prima tra queste sono le foto. Come vi anticipavo prima, c'è un ragazzo su Instagram che scatta delle foto davvero stupende, si chiama Marcello Iaconetti e mi sono innamorata di alcune sue foto e siccome una mi piaceva davvero tantissimo e quando lui ha cominciato a venderle io l'ho contattato subito, lui ha deciso di regalarmi quella foto lì, mentre poi io ho deciso comunque di comprarne una perché mi piacciono tutte le sue foto. Quelle che vi farò vedere adesso non sono però la stampa, quella finale che incornicerò, sono solo le foto di prova perché appunto devo decidere quale cornice utilizzare in base alla foto, che feeling voglio che abbia e in generale come sta meglio rispetto alle dimensioni, quindi rispetto a dove le devo collocare bisogna anche un attimo capire che dimensioni stampare. La prima, che è anche la mia preferita in assoluto, è questa qui, che è un dettaglio, un particolare del Teatro Regio di Torino, e questa foto mi parla davvero tantissimo perché io amo la recitazione, la musica, c'è proprio una storia molto importante per me con la musica e il teatro in generale, e questa foto, prima ancora di sapere che era un particolare del teatro, ne sono proprio innamorata, e poi appunto ho scoperto che era un particolare del teatro. Qui c'è la stampa su carta lucida, però la stamperò su carta opaca ovviamente quando farò la stampa definitiva. E poi la seconda foto è questa qua, che è una foto davvero bellissima, anche questa è forse una foto scattata in Sicilia, se non ricordo male, ed è proprio il particolare di questa corte con una palma in mezzo, e anche questa mi piace davvero tantissimo, proprio i colori, l'architettura, la palma, il verde, questo mix così bellissimo tra passato e presente. Anche questa la devo poi ristampare su carta opaca, però intanto voglio capire un attimo qual è la cornice giusta e la dimensione, come dicevo. Tra l'altro lì vedete una delle due cornici che ho acquistato al mercato dell'usato, forse utilizzerò una di queste qua. L'ho già lavata e il vetro si sta ancora asciugando, però è davvero bellissima questa. Non so se va bene per questa foto, no, probabilmente no. Queste foto sono troppo già uno statement di loro per poter andare bene con queste cornici qua. Direi che vedo meglio una cornice un pochino più marrone e non troppo colorata, perché poi dà una sensazione di troppo carico. Mi sono portata dietro giusto un altro paio di cornici tra quelle che ho già in casa, però direi che non vanno bene queste due cornici, forse. Perché questa comunque ho intenzione di stamparla non troppo grande, la stamperò 30-40 di modo da poterla inserire dentro una cornice di questo tipo, che lascia un po' di spazio tra la foto e la cornice. Questa forse un po' ci sta, potrebbe essere che vada bene perché c'è questo dettaglio un pochino più dorato. Ci penserò su e deciderò. Per questa penso che
ci voglia una cornice molto semplice e credo che nera possa andare bene. Però appunto la devo stampare molto più grande. Questo è un lavoro ancora lungo perché bisogna trovare le cose giuste, perché queste foto si meritano davvero di essere trattate benissimo. Piccola interruzione dal futuro, sono riuscita finalmente a stampare le foto. Alla fine ho deciso di stampare questa in formato 30x40 e quest'altra in formato 30x20, di modo da poter utilizzare il passepartout, e la cornice sempre 30x40. La cornice appunto l'ho presa su Amazon e adesso sto aspettando in realtà la seconda, perché ne avevo prese due diverse e alla fine mi è piaciuta di più questa, per cui ho rimandato indietro quell'altra che non mi piaceva e sto aspettando la seconda di questo tipo qua. È in legno impregnato color noce, ma direi che è perfetta. Le foto sono stampate su carta opaca, infatti sono bellissime. Le ho fatte vedere anche in ufficio a tutti quanti e le hanno apprezzate davvero tantissimo e io davvero le adoro. Ovviamente c'è anche il vetro, ma adesso l'avevo tolto un attimo per farvi vedere meglio le foto. E come vi dicevo, queste foto sono state scattate da Marcello Iaconetti. Vi lascerò il link al suo profilo su Instagram e vi lascerò anche il link alla cornice, così che possiate trovarla facilmente. Comunque andate sul profilo di Marcello perché ha delle foto davvero bellissime e sono certa che troverete anche voi qualcosa di perfetto per la vostra casa. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è questo doposole qui, che ho acquistato in emergenza settimana scorsa perché mi sono giusto un attimo ustionata. E qua tra l'altro mi sto un po' spellando. Ogni estate deve succedere almeno una volta, perché così ti ricordi e impari la tua lezione per quell'anno lì. Questa è stata la mia prima scottatura. Allora, ho acquistato questo doposole di Rilastil. L'ho acquistato di proposito un pochino più caro perché volevo vedere qual è la differenza tra il doposole che uso normalmente, quelli sotto i 10 euro per intenderci, e qual è invece la cosa positiva di quelli un pochino più cari. E devo dire che questo mi ha risparmiato giusto un po' di rughe che mi si sarebbero formate qua sul décolleté per colpa di questa scottatura qua. E poi devo dire che questo non ti fa soffocare, non fa sudare, lo metti addosso, lo spalmi e ti dà proprio la sensazione di freschezza. Tra l'altro penso abbia qualcosa dentro per darti questa sensazione di freschezza, non so cosa, però mi sono toccata per sbaglio gli occhi ed era stato come spalmarmi la menta sugli occhi e non è stato proprio bello, però diciamo che ha fatto il suo. Dopo aver provato questo qua in spray, penso che continuerò a comprare sempre solo questo o a provare comunque altri prodotti un pochino più di livello rispetto a quelli che si vendono normalmente nei supermercati, perché la differenza si nota. Mi sto comunque spellando, probabilmente il danno che avevo fatto è stato troppo importante. La cosa positiva di questo prodotto qui è che è privo di mercurio, nickel, cromo, cobalto e palladio. Volevo comunque condividerlo con voi perché mi sono trovata bene e se avete qualche consiglio anche voi sentitevi liberi di scriverli qua sotto nei commenti. E con questo chiudo questo video, che è diventato davvero lunghissimo, ma spero lo abbiate apprezzato, spero di avervi fatto un po' di compagnia. Come sempre, spero di avervi dato anche qualche consiglio utile, un po' di motivazione, che è sempre l'obiettivo che ho nei miei video. Io vi saluto e vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!